Salve a tutti e bentornati all'angolo della libraia. Oggi parliamo di un thriller, Oscuri segreti di famiglia, di Alex Marwood. Alex Marwood è lo pseudonimo usato da una giornalista inglese per pubblicare i suoi romanzi. Il primo romanzo pubblicato è The Wicked Girls del 2012, poi ci sono Gli strani delitti della casa in fondo alla strada del 2013 e infine Oscuri segreti di famiglia uscito nel 2016. Tutti e tre i romanzi hanno ricevuto un notevole riscontro sia in termini di pubblico che in termini di critica. In particolare, i primi due sono stati candidati entrambi a numerosi premi e ne hanno vinto uno ciascuno. Del secondo, James Franco ha anche comprato i diritti per una trasposizione cinematografica. Per quanto riguarda invece Oscuri segreti di famiglia, sia Angela Marsons che Stephen King ne hanno parlato in termini assolutamente entusiastici. Dunque, a fine agosto del 2004, Sean Jackson è un ricco immobiliarista di Londra. È già stato sposato e ha avuto dalla prima moglie due figlie in età adolescente. Con la seconda moglie ha invece avuto due gemelle di 3 anni, Coco e Ruby. In occasione del suo 50° compleanno, organizza in una prestigiosa villa al mare un lungo weekend di bagordi. A livello di familiari sono presenti lui, la seconda moglie con le due gemelle, e le due figlie di primo letto, Camilla e Inda. Inoltre ci sono tre coppie di amici. Per una serie di strane circostanze non è presente nessun personale di servizio. Lunedì 30 agosto, Jackson denuncia alla polizia la scomparsa di una delle due gemelle, Coco. Nonostante le ricerche a tappeto e i ripetuti appelli e una campagna pubblicitaria impressionante per l'epoca, la bambina non viene mai ritrovata. In seguito alla tragedia, la vita di tutti i presenti cambia drasticamente. In particolare, Sean divorzia dalla moglie, si risposa, rimane vedovo e infine si sposa con una delle adolescenti che erano state presenti alla festa, figlie di amici, ormai diventata adulta, Simone. Peraltro perde completamente di vista sia le due figlie di primo letto, Camilla e Inda, sia la gemella sopravvissuta, Ruby, che è andata a vivere con la madre. 10 anni dopo la tragedia, Sean viene trovato morto in un albergo di lusso, probabilmente a causa di un infarto durante un qualche gioco sessuale perverso con una sconosciuta. In occasione del funerale, quasi tutti coloro che erano stati presenti alla tragica festa, nel 2004 si ritrovano nella nuova villa di Sean e Simone in occasione dei funerali. Il fatto di ritrovarsi per la prima volta tutti quanti insieme porta a galla una serie di tensioni che alla fine faranno intuire quella che è stata la verità sulla scomparsa di Coco. Il romanzo della Marwood si apre con una serie di dichiarazioni testimoniali raccolte dalla polizia in occasione della scomparsa della bambina. Dopodiché si passa direttamente alla notizia della morte di Sean e all'impatto che questa notizia ha su Camilla, una delle due figlie di primo letto. Solo a quel punto la narrazione si assesta e tende a svilupparsi su due piani diversi temporali a capitoli alterni, un capitolo relativo alla scomparsa di Coco nel 2004 e un capitolo relativo invece al ritrovarsi per il funerale ai giorni nostri. A parlare sono sempre sono tutti quanti i personaggi coinvolti nella storia. Questo approccio così confusionario al racconto di primo acchito spiazza il lettore. In realtà, però, una volta che la timeline si assesta, la narrazione scorre via velocissimamente. La suspense è notevole. La descrizione dei personaggi così disfunzionari è splendida. La descrizione dei vari nuclei familiari assolutamente feroce. Lo stile è quasi cinematografico di grande impatto. In sostanza, a mio parere, davvero uno splendido thriller che mi ha spinto ad acquistare anche i due precedenti. E questo è tutto per la nostra recensione di oggi. Ci rivediamo presto qui all'angolo della libraia. Ciao!